Ancora buonasera, bentrovati, pronti a parlare di questo Rimini Spal 1-0 di Cinemorra su rigore. Insomma, Rimini ha chiesto di dare continuità alla vittoria con la Lucchese e anche al pareggio con l'Ancona. Ecco, devo dire che 7 punti in 3 partite casalinghe, Federica, possiamo considerare un buon bottino. Ancora ben trovata. Grazie, ben ritrovata anche te. E allora, sono appena arrivati dallo stadio, proprio freschi, esatto, freschi, e c'è ancora chi deve arrivare, che ci deve raggiungere. Esatto, esatto. E infatti per questa quarta parte abbiamo il nostro opinionista Cesare Trevisani. Buonasera. Buonasera Cesare. Buonasera. E un altro opinionista, Francesco Gullo. L'ultima volta che ho fatto questo orario è quando sono nato alle 3 del mattino, no, 43 no. anni fa, no, aspetta. Sono nato alle 3 di notte, aspetta, perché? Signor? Perché, allora, hai sempre detto, l'ultima volta che sono andato in televisione sono andato da Chiambretti e sì. Tiki-Taka. Italia 1, sì. A che ora va Tiki-Taka in onda? L'abbiamo registrata alle 10, perché essendo io che ero un personaggio... Ho capito, l'avete in onda alle... All'una. Ecco, e quindi siamo in anticipo. Siamo. Benissimo, ma perché io devo fare Rimini Spal e andare a casa alle 3:30 che neanche il McDonald's mi segullo, non ci abbiamo più niente? Mi faccia capire. Tutte le pizzerie chiuse. Tutto, è tutto chiuso, niente. L'importante è che ha vinto il Rimini. Dai. Sì, quello è l'importante. Poi abbiamo un altro opinionista, Davide Baio Baietta. Buonasera Baio. Buonasera a tutti. E poi attendiamo, non si sa, aspettiamo. No, arriva. Il nostro Giorgio Bertozzi che sta chiudendo gli articoli, mentre la nostra Donatella, che è in sala stampa per sentire anche il dopogara, non potrà essere con noi questa sera, ma la ritroveremo nelle prossime puntate. Però insomma, chiaramente siete appena arrivati, Cesare, dallo stadio, inizio da te. Insomma, ci voleva questa bella vittoria perché dà continuità, fa portare Rimini a meno uno dalla Spal, con una partita da recuperare. Insomma, devo dire che darei parecchia enfasi a questo risultato, pur con tutte le difficoltà della Spal, che sappiamo essere arrivata a Rimini in formazione piuttosto rimaneggiata. Per me la vittoria 1-0 è la vittoria perfetta, perché è una partita che chiudi senza prendere gol, e questa è una cosa che sta molto migliorando e che era un grave problema nelle prime giornate per il Rimini. Secondo clean sheet consecutivo, cosa che insomma non eravamo molto abituati. Non eravamo più abituati già, perché ricordiamo che arrivavamo da metà marzo per l'ultimo clean sheet del Rimini. È diminuito, sono diminuiti i gol incassati, sono anche diminuiti quelli fatti. Però la squadra sta dimostrando una solidità maggiore contro un avversario obiettivamente in grave difficoltà, perché la Spal di stasera sostanzialmente non ha mai tirato in porta, non è mai stata pericolosa. La squadra è veramente in difficoltà, il Rimini ne ha approfittato e, ripeto, l'1-0 per me è proprio la vittoria perfetta. Francesco, come l'hai visto questo Rimini? Stasera dai, si è visto un Rimini, io non c'ero con la Lucchese perché ero via. Allora, devo dire la verità, Pietrangeli dietro, dal mio punto di vista, ha sistemato un pochino la situazione. Poi anche quando siamo usciti da questo studio, ve lo giuro, ve lo può dire anche Giorgia, gli disse a Nicola, dovete parlare, dovete sistemare. Si sono parlati e sono sistemati? Quindi vuol dire che una persona almeno ti ha ascoltato? No, però allora, la sua presenza stasera si è fatta sentire. Poi è un giocatore pulito, gioca semplice, in verticale ci calcia quando è il momento. Ancora troppo spazio tra la difesa e l'attacco quando salgono, leggermente. Però stasera mi è piaciuto il Rimini, devo dire la verità. E la Mesta, quando va a puntare, si porta dietro 3-4 giocatori, crea gli spazi, quindi è un Rimini che ad oggi, secondo me, senza il portiere in condizioni perfette, questo portiere sa anche giocare con i piedi, senza Pietrangeli, senza la Mesta, si sentirebbe la loro mancanza. Quindi questo trova in questi tre giocatori, sì, un po' l'asse portante, sì, e sulla, sì, mediana invece, visto che mi manca, cioè abbiamo portiere, adesso li sto conoscendo centrale. Pian piano l'Angella mi è piaciuto, sì, mi è piaciuto perché ha corso, non ha fatto un granché, non ci sono stati dei passaggi filtranti però mi è piaciuto perché stasera ognuno è stato il proprio posto. E ho visto per la prima volta al sesto minuto, me lo sono segnato, pressare sul pallone in una zona, quindi hanno cominciato a essere quello che dovrebbe essere una squadra, infatti ha vinto 2 partite e serve sta vittoria perché domenica, se non sbaglio, vanno a Pescara, lunedì vanno a lunedì Pescara, Pescara. E si trovano di fronte Zeman, quindi non è un
non è facile, e quindi questa vittoria serve. Serve, serve tanto. Intanto chi ci ha raggiunto in studio? Ci ha raggiunto così in studio non sei più l'unica donna. Giornalista, esatto, Giorgia Bertozzi. Buonasera a tutti. Buonasera, buonasera Giorgia. È vero Giorgia di Petrangeli che eravamo io e te? Confermo, devo dare ragione a Gullo. Beh, attenzione, tenete la registrazione con qualcuno che dice devo dare ragione a Gullo, perché è una rarità, ve lo posso garantire. No, allora, il discorso è stato fatto. Giorgia chiaramente ha appena inviato tutti gli articoli, quindi anche lei arriva direttamente da Romeo Neri. Allora, prima voglio sentire Baio e poi sentiamo Giorgia anche. Ti piace questo diciamo nuovo Rimini da 1-0? Lo adoro. Ci metteresti la firma? Alla grande, alla grandissima. Devo dire che nella spina dorsale individuata da Francesco ci metto assolutamente anche Morra, perché è un giocatore che veramente fa salire la squadra, va a pressare gli avversari che hanno palla. Ha rubato 4-5 palloni nel primo tempo, siamo ripartiti, abbiamo veramente, potevamo fargli male. E sa segnare i rigori, assolutamente è perché insomma sono tre di fila, poco. Però permettimi una parola, Roberto, per Leoncini, che a me stasera è piaciuto tantissimo, ha corso dappertutto, sulla fascia, centrocampo, contrasti, rubare palloni, impostare. A me sto ragazzo piace veramente tanto. Giorgia. Sì, no, una vittoria importante, dai, da seguito a tutti i progressi che si erano visti nelle ultime settimane, quindi diciamo chiude un pochino il cerchio e dice il Rimini c'è in questo campionato. Questo poi era la cosa fondamentale, insomma siamo a novembre, però bisognava dare dei segnali per far capire che questa è una squadra, e devo dire che di settimana in settimana se ne vedono sempre di maggiori, quindi insomma la fiducia cresce anche in campo, si vede, perché comunque la squadra cerca le giocate, finalmente si cercano tra compagni, si aiutano, tutto quello che un po' non si era visto nei primi due mesi adesso si inizia a vedere. Si inizia a vedere il Rimini di Troise? Assolutamente sì, si inizia a vedere una squadra che è in grado di giocarsela con tutti, di proporre il proprio gioco, di non avere timori, quello che in realtà stasera ho visto nella SPAL, cioè io ho visto una SPAL come il Rimini di qualche mese fa, timoroso, con l'ansia della giocata, proprio preoccupato di ogni passaggio degli avversari. E ecco, io ho scritto sulle piccole note che mi ha fatto fare Gazzetta stasera, i problemi i Rimini li ha lasciati tutti alla SPAL oggi veramente. Insomma, toccherà a Colucci trovare quello che Troise sta trovando nel Rimini, insomma, se vogliono fare qualcosa di meglio, perché insomma li ho visti proprio male, obiettivamente. E poi stasera io ho trovato pochissimi errori, devo dire la verità. È vero che non li ho rivisti perché ero allo stadio, però ne ho rivisti pochi, e se devo dire sottolineare due cose tecniche, sono: la prima è che Rimini va spesso a colpo di testa, e stasera ha sbagliato 3 gol, forse 2 sicuro, terzo. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che là di testa ci sanno arrivare, e su 3 palloni una deve andare dentro. Ad esempio nel primo tempo sul cross di Lamesta, credo, non mi ricordo più, Morra non è andato in anticipo bene, non l'ha anticipata bene, sennò la chiudeva. Loro sono bravi di testa anche sui calci piazzati. In difetto invece, e secondo me c'è anche chi li sa battere, sì, perché comunque con Lamesta hai un giocatore che i calci piazzati li sa battere, che non sempre l'hai avuto negli ultimi anni. E se devo trovare una cosa negativa, la trovo a fine primo tempo, di Lepri, ma non puoi fare un fallo stupido al limite dell'area 2 minuti prima della fine del primo tempo. Quelli sono errori che, se tu pigli, che poi ha fatto la punizione, c'è andata la data di fortuna che la deviata in angolo, è stato bravo il portiere, ma non puoi fare fallo a pochi minuti dal primo tempo, perché a fine primo tempo si sistemano tante cose, si sistema la testa, il fisico, la tranquillità, e quelli sono errori che si potrebbero pagare. Ecco, se devo trovare una critica tecnica, la trovo in questa situazione qua. Poi Lepri sta crescendo molto comunque, è vero quello che dice Francesco, però stasera ancora una spanna in più. A te è piaciuto? Prestazione sto ragazzo, che ricordiamolo, non è un esterno di ruolo,
E quindi si sta adattando, proprio l'esterno, ha fatto la mezzala, però la squadra non gli dà ancora fiducia. Allora, se voi avete, il primo tempo lui spesso si proponeva, andava, non gliela davano. Quando stava sull'esterno non gliela davano spesso, poi pian piano è entrato. Anche perché due volte onestamente ha sbagliato i tempi del proporsi ed era quasi a pestare i piedi sulle zolle di Lamesta. Però vi è piaciuto nel complesso, Alessi? Sì, piaciuto? Sì. Propositivo, positivo. Ha strappato un 6 a Cesare, dopo vedremo anche le pagelle di Cesare. Cesare chi? Ah, di Cesare, sì. Cesare. Oggi ce l'hai vicino, Francesco. Ma io sono onorato. A me ho una figura professionale, finalmente, capito? Va bene, andiamo avanti. Allora, volevo invece tornare. Volevo tornare, no, ma ci divertiamo così. Allora, volevo tornare un po' sulle scelte iniziali. Sulle scelte iniziali, perché abbiamo visto, io guardando la formazione, insomma, Morra e Cernigoi insieme, quindi insomma, doppio centravanti con chiaramente Cernigoi che è stato più. Cernigoi ha, diciamo, preso il posto a sinistra nei tre davanti e a me è piaciuto molto, devo dire che ha fatto un'ottima prova di sacrificio, totalmente di sacrificio, perché alla porta veramente non si è avvicinato mai, però è stato un valore aggiunto per l'equilibrio della squadra, diciamo che è un giocatore molto diverso da Capanni, che è più veloce, tende insomma a andare via da tipico esterno, mentre Cernigoi questa sera ha fatto veramente il lavoro sporco e è stato molto molto bravo. Tra l'altro negli ultimi minuti è un po' mancato, no? È stato l'ultimo triplice cambio che è stato fatto e si è sentito nei minuti finali la sua mancanza proprio in fase di difensiva, ecco. E quindi, ecco, può essere un po' una sorta di, facendo le dovute proporzioni, Mandzukic. Sì, no? ho sentito Muslimovic stasera, a paragonarlo a Muslimovic, nel senso... Nella corsa un po' lo ricordo. Nella corsa, ma soprattutto nel fatto di essere un attaccante che si sacrifica, che sa difendere sui calci piazzati. E... Quindi ha dato, pur nel tridente, con Morra e con Lamesta, ha dato un maggiore equilibrio. Sì, secondo me sì. Ecco, invece sulla mediana, Cesare Leoncini, facciamo un accenno prima... Insomma, titolare Leoncini, l'avevamo visto anche bene tra l'altro in precampionato, poi non l'avevamo più visto e adesso invece è tornato e penso che sia un giocatore comunque, a me perlomeno in precampionato aveva ben impressionato, a me sembra uno dei giovani di talento di questo Rimini. Sì, è stata una buona partita, non una gran bella partita secondo me, però la cosa più importante è che siccome prima non esisteva, adesso sappiamo che Leoncini può giocare in questo campionato, questa è la cosa più importante. Una bella novità, esatto. Una bella novità. Però perché per 10 partite, 8 o 9 partite, praticamente sembrava tagliato fuori dai giochi. Dopo lui è molto generoso ed è molto propenso ad attaccare in profondità, a pressare in profondità. Nel primo tempo abbiamo pagato qualche volta questa generosità perché alle sue spalle, secondo me il centrocampista più di qualità che aveva oggi la Spal, che era Collodel, lo ha beccato parecchie volte alle spalle quando lui veniva attratto del pressing in avanti. Però sono vizi di gioventù che si correggono e la cosa veramente importante secondo me è che lui è un centrocampista in più a tutti gli effetti. Diverso da Lombardi perché è meno possente, ha qualità diverse. Cioè. Lombardi è entrato al suo posto nel finale, si è sentito in quei contrasti aerei, in quella bagarre, insomma, preso un paio di punizioni degli ultimi minuti. Però bene, insomma, positiva la prestazione. Ti è piaciuto Francesco Leoncini? No, sono piaciuti tutti. Cioè, tutti. Oggi secondo me non c'è uno che dici ha fatto la differenza. Se io devo trovare uno che oggi ha fatto la differenza, la trovo a livello di ordine e devo dire Pietrangeli, l'altro difensore centrale che il 15 che ancora Gigli. Ordinati, cioè oggi abbiamo visto una squadra ordinata che faceva il suo, qualche sbavatura. Magari quando la Spal, quelle due o tre volte che hanno lanciato la metà campo e sono stati presi di infilata, ha fatto due recuperi Pietrangeli straordinari, devo dire la verità, no, perché era qua l'altra volta, ma è stato così. Ma noi siamo contenti perché è stato un recupero importante, sì, perché sì, cioè, Rimini ha accusato un po' le sue difficoltà fisiche di inizio stagione. Lui secondo me è ancora un pochino in affanno fisicamente, è ancora forse appesantito dalla fatica, non a livello di
Di Chili, certo. Sì, però qui ha gestito bene, secondo me, gli scatti che ha fatto in recupero. Cioè, lui sa gestirsi quel ragazzo ed è molto importante. E poi un'altra cosa sul portiere che ho notato il primo tempo, questa è un'altra, probabilmente una critica costruttiva. Palla al portiere che ha dei buoni piedi, non si muove nessuno. Cioè, palla al portiere e tu vedi il Rimini che sta invece magari un minimo di movimento per incentivare. Questo ancora non lo si vede, lo si vedrà. Lui ha piedi buoni, può essere d'aiuto. Bene, insomma, queste. Sì, stasera secondo me ci sono state due o tre situazioni in cui poteva uscire qualche metro, in un paio di situazioni un pochettino mi ha fatto arrabbiare, però vabbè, è una sicurezza, dai, rispetto ai predecessori, senza voler puntare il dito, però è chiaro che quello che si vede di questo Rimini, che un pochettino i risultati, un po' qualche aggiustamento in campo, gli hanno dato più tranquillità. Chiaro che è un percorso, però adesso si vede anche che hanno un po' meno paura a provare la giocata, non si nascondono. Parlo di Megelaitis, adesso cominciamo a intravedere un giocatore comunque anche che si propone. Oggi ha giocato, si è posizionato in diverse zone di campo e non mi è dispiaciuto neanche lui. E stasera la novità più sorprendente è stato questo rimescolare la fascia di destra. Vegelaitis si arretrava per impostare e Lepri era più avanzato di Lamesta, secondo me perché voleva abbassare un giocatore avversario per consentire alla Mesta di arretrare, di trovare più spazio e accentrarsi. Però è stata una novità, insomma, una sorpresa questa sera, questa responsabilità che evidentemente è affidata a Lepri. Vuol dire che l'allenatore gli riconosce questa capacità di interpretare anche una cosa diversa, che per lui secondo me non è neanche troppo semplice, perché viene da una scuola e da un ruolo completamente diverso. Poi mi è piaciuto, è stato bravo anche Tofanari, che ho criticato la scorsa settimana. Devo dire che non ci sono state, anzi gli faccio un in bocca al lupo, non so come, qual è il difatti certo, vi volevo chiedere un po', perché io in sala stampa non sono andata, però insomma vederlo uscire in barella col ghiaccio sul ginocchio non è un buon segnale. Si è girato il ginocchio, bisogna vedere l'entità di cosa gli è successo, speriamo non siano i collaterali, non sia che sia, però quel sintetico purtroppo è così, purtroppo volevo dirlo io. Il sintetico ti mette quel 30% in più di danno, perché non andando sotto non drena. Se ti rimane il piede rimane fermo. Infatti, io spero veramente che possa essersi fatto meno male possibile. Ecco, perché questa finalmente va trovato un terzino sinistro. Questa è la tra l'altro è la notizia, diciamo, negativa invece di giornata, perché insomma abbiamo detto sicuramente il risultato, il fatto di aver mantenuto la porta inviolata, il fatto di aver trovato comunque il gol su rigore, ma comunque trovato il gol vittoria, la classifica. Ecco, la nota invece meno lieta sicuramente è questo infortunio che non ci voleva, anche perché Giorgia era un giocatore che sì, adesso gioca a sinistra ma può giocare a destra, e quindi diciamo che è di fatto un jolly può giocare anche al centro, tra l'altro, quindi è proprio il jolly difensivo che viene a mancare. Adesso speriamo il meno possibile, però non lo sappiamo, insomma, poi lo scopriremo probabilmente dopo i controlli. Un paio di giorni, soliti tempi per ecografie, esami, eccetera. Purtroppo non ci voleva, insomma, diciamo che questo inizio di stagione, qualche infortunio, penso a Marchesi, che alla fine sembrava niente, però in realtà sono un paio di settimane che è fuori. E sicuramente per Tofanari, cioè per il Rimini, non ci voleva, perché anche lui in crescita, anche lui una pedina importante in questa difesa che sta cercando la sua dimensione fondamentalmente, perché insomma, prima il cambio di modulo, prima a 3, poi a 4, poi il cambio di giocatori, adesso si era trovato un pochino l'equilibrio con Tofanari a sinistra, Lepri a destra, i due centrali con Pietrangeli e Gigli. Adesso insomma sicuramente non sarà questione di giorni, immagino, e quindi toccherà Troise di nuovo, se non il suo cambio naturale ovviamente è Semeraro, che è il terzino sinistro di ruolo, però insomma toccherà il mister. E poi sarà perché c'era la Rai stasera, quindi sì, per questo lei non era allo stadio, si alza di livello la rete e lei non c'era, questo è dato di fatto. Ubi Maior. Però bisogna dire che, dimmi se sbaglio Cesare, anche l'arbitraggio
Sì, stato... ho dato il mio primo 6.5 all'arbitro questa sera. Ma io non ce l'ho fatta. Non ce l'hai fatta. Sei, ok. Però un 6 di Cesare già... vale, vale. Però cioè, sono state... Già un 6 meno è già apprezzabile. Però ci sono state... Il rigore, adesso secondo me è netto perché sì. Era in velocità. Il rigore non dato alla SPAL è stato bravo, non c'era. E poi e siamo d'accordo anche se io non ho visto le immagini, no, chiaramente. No, però l'ha cercato. Diciamo. Manca un cartellino giallo sul fallo da rigore. Sì. Sarebbe stato il secondo giallo perché è quello che è stato ammonito per proteste. Sul rigore non dato alla SPAL, diciamo. Esatto, e sarebbe stato il rosso se fosse stato ammonito sul fallo da rigore che era... Quindi un errore c'è, quindi? Sì, però compensato dal fatto che secondo me nel finale ha fischiato due falli nella nostra difesa che li ha visti solo lui. Che quindi non è un errore in più, quindi, cosa così. Queste che fanno riprendere quel mezzo punto e arriva quindi al 6 così grazie a questi fischi. Pensavo di aver detto stavolta no, niente. No, così nel senso che nella gestione generale della partita è stato fin qui uno dei migliori arbitri. Uno dei migliori che abbiamo visto. Se pensa agli altri. Se Cesare dice uno dei migliori vuol dire che è piaciuto. Vuol dire che però almeno 6.5 lo merita, sì, Giorgia, no? Mi sono lanciata in un 6.5. 6.5. Sembrava vero. L'altra nota negativa, e purtroppo questo mi dispiace perché entrambe le curve erano stupende, sia Rimini, anche i ragazzi della SPAL, Rimini tanto sempre 363 biglietti ospiti. Però quello che dico io è evitare di far uscire Attilio di casa perché no, ma non è vero che non è stasera Attilio. Ne ha lanciate quattro bombe. Non Attilio, è Attilio. Sono 2000 euro. Io la questura ti sta cercando. Non andare, basta le bombette. Ma Attilio era qui. Mettila. Era qui con noi. Ha un alibi. Non fa l'alibi. Quelle bombe sono tremende. Però, no, a che minuto era? Perché non mi ho un po' preso, prima. No, era ancora qua. Comunque in tutto 3.500 presenze perché 3.499 euro di multa. No. Che avevi già calcolato. Però 4-5 ne ha tirate stasera. Adesso vediamo, magari c'è lo sconto 1.500. No, adesso 500 vediamo. A petare. Sono 500 a petare, niente, senza sconti? Ah, non so. Ogni tanto dipende, ogni tanto se ne perdono qualcuno. Attilio, perché ti giochi la pensione con le cose? Allora parliamo di cose serie. È successo, era uno dei primi ospiti, quindi potrebbe essere anche nella seconda parte, è rimasto qui fino alle 9:15. Allora, diciamo che tutto il primo tempo, per tutto il primo tempo, possiamo garantire per lui, era qui con noi. Cesare, allora. È la strada giusta? Rimini, diciamo, sta trovando un po' l'assetto giusto? Oppure ci vuole un'altra prova perché comunque questa SPAL, così come si è presentata Rimini, era comunque poca cosa? A me questa sede di Rimini mi è piaciuto che non si è fatto trascinare nella voglia di attaccare e anche di rischiare. Rimini sta cercando una quadratura, sta cercando una solidità che passa anche dall'essere un po' meno pericoloso in attacco. Io credo che questa sera veramente la SPAL sia una squadra in questo momento, perché la rosa della SPAL è una rosa competitiva. Certo, no, ma diciamo in questo momento per gli infortuni, per le condizioni in cui si è presentato Romagnoli. Però non ha rischiato niente, non ha incassato tiri in porta, la SPAL ha fatto proprio poco, c'è da dire che Antenucci non insomma, pervenuto. Veramente zero, eppure... Purtroppo per lui gli anni avanzano, è stato un attaccante, certo. Un fiore di attaccante, però stasera non è riuscito a mettere in difficoltà la nostra difesa, per cui... Però sta anche tirando parecchio, perché di fatto è rimasto quasi solo lui, di fatto... È uscito a 10 minuti dalla fine, quando la SPAL doveva fare tutto per tutto, l'ha tolto, per capire che momento anche per lui, certo. È. Quindi anche la prova dei difensori, pur buona, va vista alla luce di questa pochezza offensiva obiettivamente della SPAL. Però il Rimini è sulla strada che deve perseguire, cioè deve prendere un po' di autostima, cioè la difesa deve trascorrere qualche altra partita senza incassare perché prende fiducia e piano piano le cose potranno migliorare. Non siamo guariti, ecco, se è quello che è chiaro che parlando di campionato, adesso la prossima prova è una di quelle... È probante! È una di quelle serie... Però col Pescara ha fatto punti diversi ultimamente. Certo, però proprio riguardo a questa cosa che stavi dicendo tu, comunque il Pescara è una squadra votata all'attacco, come lo sono sempre state tutte quelle. Diciamo che in questo processo di crescita manca una prova in trasferta. L'aspettiamo di vedere se può arrivare a Pescara.
Eh sì, perché ricordiamo che Rimini ha giocato 3 partite di fila con il rinvio di Sestri Levante, Rimini, 3 partite di fila in casa, e però, insomma, 7 punti non sono male, perché insomma, ha strappato quel pareggio con Ancona, che vale quasi quanto una vittoria per come è arrivato. Penso che Cesare si riferisce al fatto che credo che Rimini quest'anno ancora punti in trasferta non ne abbia fatti, quindi... No, no, anche, però dico, Rimini viene comunque da una striscia di 3 partite casalinghe che secondo me ha sfruttato bene, perché secondo me 7 punti in 3 partite... Ah, più di così si può fare sul bottino pieno. Ah sì, che comunque si dice sempre vincere 2 partite in casa di fila, e invece Rimini insomma è riuscito a vincere le ultime 2 casalinghe, quindi può essere sicuramente una nota positiva per il Rimini. Allora vi leggo le pagelle, dopo su News Rimini potete vedere anche i giudizi, così mi dite se siete d'accordo o se anche tu, Giorgia, che le fatte più o meno insomma sei su questa linea. Allora, pagella che dice essere Trevisani, ovviamente Colombi 6, Lepri 6, Pietrangeli 6 e mezzo, Gigli 6, Tofanari 6, Megalaitis 6, Langella 6 e mezzo, Leoncini 6, La Mesta 6 e mezzo, Cernigoi 6, Morra 6 e mezzo, Lombardi 6, Semeraro 6 e poi senza voto Ubaldi, Rosini e Capanni. Io sono stata un pochino più alta. Sei stata più alta? Un pochino più alta, ho dato 7 La Mesta, perché comunque il rigore è il suo, e cioè ha fatto un'azione, cioè li ha lasciati 3 piantati lì, e bello, mi è piaciuto, e poi comunque... E insomma è l'anima di questo Rimini, non ci si può nascondere, cioè questo Rimini senza La Mesta sarei preoccupata come 3 settimane fa, e invece insomma è un giocatore eccezionale secondo me. E poi ho dato 7 a Morra, perché comunque infilare 3 rigori non è facile, il terzo infatti ha pesato un po' di più, e diciamo che il portiere l'aveva anche intuito, però l'ha tirato talmente bene, e quindi ho dato il merito oltre alla prestazione proprio a, diciamo, alla freddezza dagli 11 metri. Ho dato mezzo voto in più a Lepri, perché comunque è stato sempre nel vivo del gioco nonostante qualche piccolo errore, mi è sembrato giusto premiarlo, e ho dato 6 e mezzo a Cernigoi, che a me è piaciuto molto per la prestazione diciamo generale negli 80 anche minuti. Per la fase di non possesso palla che l'avevamo già notato, insomma sicuramente l'attaccante sì, intensità a disposizione sì, che aiuta di più in fase di non possesso, sicuramente questo l'avevo notato anche nelle precedenti apparizioni, e di fatto anche il suo è stato un rientro importante, aspettando poi che rientri anche Del Carro, che sì. Giovedì, perché giovedì si torna in campo, perché abbiamo detto di lunedì, ma giovedì c'è la Coppa Italia, non ci si può fermare un attimo. Giovedì arriva il Perugia, quindi ci sarà anche questa partita di Coppa Italia, che sarà utile anche per far fare qualche minuto anche a Del Carro, e quindi vedere un po' sì, in che condizioni, diciamo che ha rotto il ghiaccio con la primavera nel weekend, sì. Quindi questo è anche un segnale confortante, sono tutte cose positive, ovviamente non dovrà forzare il rientro, non ce n'è bisogno, e quindi piano piano, però dovrà entrare anche lui negli schemi di questo nuovo Rimini, perché in realtà non c'è mai stato, e quindi sono anche curiosa io obiettivamente di vedere come si può integrare in questa squadra Del Carro. Eh sì. Io ho una questione su Del Carro, ma chiedo conferma anche a voi, perché credo che Rimini sia al limite con i giocatori in lista. Sì, non è in lista in campionato in questo momento, quindi sì. Ci sarà qualcuno che dovrà fargli spazio, e non sarà che a questo punto potrebbe essere... speriamo di no, perché speriamo, gli auguriamo che non sia grave, però potrebbe essere Tofanari se dovesse essere un infortunio grave di mesi, sicuramente direi. Però se non fosse nulla, l'infortunio di Tofanari si può scegliere qualcuno, si sceglie. No, per far spazio Del Carro. Per me l'indiziato numero uno è Gorelli, però noi dietro siamo pochi. Non so. Deciderà la società. Adesso lo devi dire. No. Fortunatamente, chi deve resti te? Io Gorelli. Gorelli? Ma non è una scelta semplice. No, perché poi bisogna calibrare bene anche per i ruoli, per rimanere scoperti. L'unico ruolo dove siamo quasi eccessivamente coperti è quello di centravanti. Sì. Sì, però centravanti la vedo complicata. Diciamo, anche io la vedo quindi... complicata, però. Adesso no, c'è Boabré. No, deve essere un over. Eh sì, deve essere un over, difatti.
Adesso vedremo, cioè, la scelta naturale potrebbe essere quella di un centrocampista, però in questo momento io non la vedo molto, non la vedo percorribile come strada, quindi bisognerà andare a intaccare un altro dei due reparti e a quel punto potrebbe essere proprio quello della difesa, insomma. Adesso vediamo, perché chiaramente purtroppo l'infortunio di Tofanari potrebbe, diciamo, levare l'incombenza della scelta, però speriamo che non sia così per il giocatore, per l'importanza anche tattica, insomma, di questo elemento. Un infortunio da niente, ecco, che speriamo, difatti, sia solo una scelta tecnica, non obbligata. Questo è l'augurio che ci facciamo. Guardando le pagelle, vedevo che più o meno Cesare è d'accordo con te, o tu sei d'accordo con Cesare, perché mi hai citato prima dei giocatori e in effetti sono quelli che hanno il 6,5, quindi quelli che hanno votato. Lei con chi pensa di parlare, ha capito chi c'ha di fronte o no? Cioè, ne so qualcosa, ho pian piano. Sono d'accordo sulle pagelle e avrei dato qualcosina in più a Morra, come ha detto Giorgia, per il semplice fatto che quando abbiamo vinto su calcio di rigore, sì, ma alt. Fallo. I calci di rigore intanto bisogna saperseli prendere, e la Messa è stato bravo, perché quando sei in velocità, sei piccolino, in area di rigore è un terno all'otto, bisogna capire che intelligenza hanno i difensori che ti trovi di fronte. Stasera non c'erano dei geni nella SPAL, perché quello che puoi fare è limitare la corsa con una spallata sperando che non vada giù e che non ti dia rigore, ed è successo il rigore. Io sono molto curioso di vedere il fallo da rigore, però quando sei in velocità l'arbitro a velocità così non può, cioè c'era alla fine, per me va in porta. E poi, a me quello che ha stupito è che loro hanno protestato veramente troppo, e siccome dal vivo sembrava una cosa talmente enorme, perché sembrava proprio uno sgambetto, però loro hanno protestato moltissimo, e questo mi fa venire qualche dubbio. E poi bisogna saperli tirare, perché i calci di rigore bisogna saperli tirare, bisogna avere la personalità di saperli tirare. Morra lo sta dimostrando, perché in effetti questo era il terzo di fila ed era anche quello, se vogliamo, un po' più complicato, perché poi i portieri hanno visto i primi due, quindi hanno visto un po' come li calcia, quindi insomma, chiaramente, quindi, per un rigorista sono d'accordo e condivido, avrei dato anch'io qualcosina in più a Morra per la personalità. Questo. Per il resto, io e Cesare siamo dei professionisti, siamo d'accordo. Comunque, se il portiere Alfonso, mi sembra, si chiamasse, l'aveva proprio intuita e se l'ha proprio buttato da quella parte, solo perché l'ha tirato veramente angolatissimo, non l'ha presa. L'aveva proprio indovinato in pieno. Sì, anche l'altezza, proprio tutto. Gli è passato quindi però vuol dire che l'ha calciato benissimo, perché benissimo. Se il portiere intuisce, se non era perfetto, l'avrebbe parata. Un'altra cosa in cui Rimini è migliorato, devo dire che non perdono più così tanti palloni. Vero. Questa sera si è visto forse un paio, ma ne hanno persi pochi. Quindi pochi contrasti, ma allo stesso tempo ne hanno persi pochi. Facevano le giocate giuste, la stoppavano bene, si mettevano col corpo, quindi sono migliorati anche da quel punto di vista. Diciamo che stasera Troisi era particolarmente carico e li ha proprio pilotati dalla panchina, fatto su e giù 100.000 volte, ed è un allenatore che ha un tipo di partecipazione completamente diverso dal suo predecessore. Eh beh sì, dopo ognuno ha il suo modo, certo, chiaramente, di vivere. Questo non significa, certo, può non significare niente, certo, però cioè, li ha proprio guidati. Eh sì, magari è una squadra che in questo momento ha bisogno, no, anche per quella personalità che dicevamo, anche di essere guidata anche dal proprio condottiero direttamente dalla panchina. Allora andiamo da Ottica Ferri, ricordando che premieremo non Gullo, ma il miglior under della stagione del Rimini. Adesso iniziamo a vedere anche qualche altro elemento bianco-rosso, come Loncini quest'oggi, insomma sono tutti papabili per questo titolo. Andiamo da Ottica Ferri. A due passi da Rimini, a Ospedaletto di Coriano, puoi trovare l'Ottica Ferri, che con cortesia e professionalità cercherà di soddisfare tutte le tue esigenze. L'Ottica Ferri è da sempre vicina alla squadra biancorossa. Ti aspettiamo e forza Rimini! Cosa dice? Ha sentito cosa ha detto il signor Ottica Ferri? Che sì. Se andiamo lì con cortesia e professionalità ci servono. Io vado. Vai. Dì che sei Gullo. Certo. Tu vai, non ti preoccupare. Di Roby.
Non ti preoccupare? No, incominci il vecchio. Anche amico di Baio, anche amico di Baio che... Sì, come la pizzeria di adesso, che abbiamo chiamato, hanno chiuso perché abbiamo fatto il nome di Bonfantini. Non è vero, abbiamo fatto il nome di Gullo in realtà nella prenotazione. Allora, ho detto no, no, grazie, no, no. Siamo già chiusi. A proposito, a livello preventivo. Andiamo a vedere la vignetta, Baio. Eccola. Perché Baio Espresso. È stato talmente ispirato... E quando l'ha fatta? L'ha fatta... Tra prima e secondo te. Ma bravi. No, no, l'ha fatta proprio venendo qua in scooter. Continua la serie di successo del nostro centravanti. Gol Morra. Era il gioco con Gomorra. Sono in difficoltà adesso. Gomorra. Gomorra, la serie di successo. Gomorra. Ascolta, Baio, se vuoi stare nello stesso studio con me, che sono un nome della televisione, cerchiamo di migliorare, che non capisco. Pensavo che fosse comprensibile. È comprensibile, che bisogna spiegarla. L'ora è tarda. L'ora è tarda. E a proposito di ora tarda, dobbiamo chiudere. Ecco, non volevo smanare la veglia. Scusate, posso fare una appello al santo padre che poi comanda tutta questa emittente, certo, che non sta... sì. facciamo 2 o 3 ore in più quando gioca a Rimini di lunedì, che noi siamo tutti conti. Allora non mi fare sforare, che dopo, tirano a me le orecchie. Allora ricordiamo, partita di Coppa Italia giovedì alle 17, Rimini Perugia a Romeo Neri. Noi ci vediamo Domani sera alle 20.35 con Icaro Volley, grazie a Cesare Trevisani. Buonasera a tutti. Nonostante tutto a Francesco Gullo. Che fortuna che sta con lei anche domani sera. Eh già. Buonasera. A Baio. Buonasera a tutti. E a Giorgia Bertozzi. Buonasera a tutti, grazie. Ovviamente con calcio.basket anche lunedì prossimo avremo la nostra puntata speciale con la parte su Rimini, sempre a quest'ora dopo la partita Pescara-Rimini. Buon proseguimento con Super Gol. Calcio.basket è stato offerto da A+ Studio, Archigest Consorzio Logica, Bike Service, Caffè Giglio, Cibe, Consulta, Emporio Gastronomico e Coconuts, Erba Vita, Gruppo Marcar, Isol Casa, Italia Depura, Lasersoft, Lo Zodiaco Frontemare, Locatop, Onoranze Funebri San Gaudenzo, Pizzeria Prima o Poi, Qui si sana, Ristorante La Cappa, Rosso Pomodoro, San Marino Outlet Experience, SGR Luce e Gas.